Signori, sono tornati. Sono quelli illegali. E per gli altri, tornati invece solo normali. E notte fonda. Sono tornati loro, il 4 e l'8, a chiudere il cancello. Mattia e Genicle, non si passa più. Quattro piedi, un'entità sola. Nichele, per esempio, mancava da 3 settimane ed è tornato così, con questa genialata per Zubi. Già, proprio Zubin. Quanto mancherà al Pordenone dopo la squalifica? Il capitano. Che per una volta ha fatto una cosa che non è da lui. Creperà. Noi le immagini ce le abbiamo, sono qui. Potete giudicarle voi. Ma giudicate voi anche queste due cosine. Sempre di Zubin. Bonazzoli, Cunico. No, il capitano del Pordenone. Quella là sarà la nostra casa, ma credo che meriti di più. Intanto su quei Ed è bello pensare che anche senza di lui, anche senza Zubin, ma soprattutto anche senza giocare, il Pordenone può volare a più 5, urlando contro il cielo, appunto. È l'unica cosa che gli sta sopra. Urlando contro il cielo. Ben ritrovati all'appuntamento del martedì con A Tutto Campo Serie D, il nostro occhio sulla Serie D. La clip che avete appena visto parla ovviamente del Pordenone, della possibilità che ha la squadra di Carmine Parlato di andare a più 5 sul Marano, realizzare la prima maxi fuga del campionato. Parleremo in maniera approfondita anche del ricorso, che è poi la motivazione per la quale Pordenone può andare a più 5. Presentiamo però prima il nostro ospite di giornata, che è Andrea De Cecco della San Vitese. San Vitese che ha perso sul campo dell'Este, ma vedremo come, e ci sarà molto da discutere anche su questo. Innanzitutto ciao Andrea, benvenuto. Buonasera, grazie di avermi invitato. Grazie a te di essere qua con noi, sempre un piacere avere soprattutto i giocatori, perché poi alla fine in campo ci andate voi e le chiacchiere con voi stanno veramente a zero. Il Pordenone, allora, tu eri presente al Bottecchi, eri in tribuna al Bottecchi, hai potuto vedere il 2-0 contro il Marano, però qual è il dato che impressiona di più, Andrea? Gli 0 gol subiti innanzitutto al Pordenone. Questa squadra non prende gol, ha avuto anche fortuna. Di sicuro è una squadra molto organizzata a livello difensivo. Carmine Parlato, me ne parlano come un grande organizzatore difensivo, però è anche vero che la cinicità che c'è là davanti fa invidia a tutti. La partita è stata molto equilibrata, anzi forse Marano meritava qualcosa in più rispetto a quello che è riuscito a creare, perché ha preso una traversa, 2 pali. Ma là davanti, come è arrivata la palla buona a Zubin, le ha subito messe dentro, quindi questo è un dato importantissimo. Ecco, hai visto per esempio il Marano con quei nomi che in panchina facevano quasi paura, in campo probabilmente altrettanto. Ma hai visto giocare veramente a calcio il Marano, oppure hai visto anche tu ogni tanto dal dosso per esempio girarsi attorno e non trovare soluzioni? Ecco, questo è anche merito del Pordenone, che ha ritrovato, l'avete visto nella clip, Matielic e Nichele, due elementi importantissimi. Però insomma un po' di fatica da parte del Marano nel giocare bene a calcio. Sì, è vero, hai detto bene. Pensavo di vedere qualcosa di più. È chiaro che di fronte aveva il Pordenone, una partita importantissima, tiratissima, e quindi probabilmente le difficoltà sono sorte anche per questo motivo. Ripeto, l'organizzazione tattica del Pordenone a livello difensivo non ha permesso al Marano di arrivare negli ultimi 30 metri e fare qualcosa di importante, se non in qualche sporadica palla da fermo, punizione, vedi il calcio d'angolo, eccetera. Ecco, da centrocampista, ti faccio proprio una domanda da centrocampista. Quello che hanno fatto i due, sono Matielic e Nichele, poi aiutati chiaramente da Burato, però sono i due pilastri del centrocampo. Hai visto quanti chilometri si sono fatti durante la partita? Ecco, proprio da centrocampista, che impressione ti hanno fatto? Ma li conosco da molto tempo, soprattutto Matielic, anche Nichele, ci ho fatto molte partite contro. Sono due giocatori molto importanti, che abbinano non solo la quantità ma anche la qualità. E sembrerà strano dirlo, secondo me non hanno corso tantissimo, hanno corso bene, e quando corri bene non fai neanche fatica. E, è chiaro poi che si completano a vicenda, perché uno è più piccolino e reattivo, l'altro è più alto e più massiccio.
ripeto, la qualità tecnica ce l'hanno entrambi e quindi il centrocampo di Pordenone è un ottimo centrocampo, senza ombra di dubbio. Abbiamo sempre visto nella clip l'espulsione di Emil Zubin, il pugno rifilato a Ballarin, difensore ex Chioggia, poi Clodiense, adesso appunto al Marano Vicentino. Ecco, senza Zubin è il momento di McCann, che probabilmente farà la prima punta titolare adesso, però è un giocatore diverso da Zubin, perché Zubin è un giocatore totale, mancherà il Pordenone. Beh, in dubbio il bomber Zubin mancherà, è chiaro che non c'è una seconda scelta dietro di lui, e bisognerà che il Pordenone ritrovi un altro equilibrio, ovviamente, perché la cinicità di Zubin non è quella la stessa di McCann. Probabilmente McCann è più un giocatore che aiuta la squadra nella manovra, mentre Zubin è il finalizzatore d'aria. Ecco, ti ha fatto impressione Zubin contro il Marano? Due palle? Due palloni? Due palloni, perfetto, impeccabile. Alla Battistuta proprio. Ecco, appunto, gli è mancata solo la mitraglia che ha fatto, infatti. Ecco, Pordenone, dicevamo, può volare a più 5. Perché, vi chiederete, può volare a più 5? C'è un ricorso in ballo, è quello presentato dalla società onero-verde contro il Mezzo Corona, perché il Mezzo Corona nella settima giornata di campionato, la penultima, ha fatto giocare Federico Lorenzi, un classe 95 che è entrato nella ripresa. Ebbene, Federico Lorenzi doveva scontare ancora una giornata di squalifica dalla Berretti dell'Alto Adige, quindi società professionistica, fa la Berretti, non fa la Juniores, e lui doveva scontare ancora questa giornata. Allora, ricapitoliamo, il Mezzo Corona ha presentato il controreclamo, perché il Mezzo Corona sostiene che il giocatore potesse scontare la giornata di squalifica tra le Juniores. In realtà, articolo 16, comma 7, del codice di giustizia sportiva, scusate, recita come vi leggerò proprio pari pari: nel caso in cui un giocatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, la squalifica si ritiene scontata per le residue giornate in cui il giocatore disputa gare ufficiali nella prima squadra della nuova società di appartenenza. Quindi, detto questo, il Pordenone dovrebbe vincere questo ricorso, andare a più 5, il Mezzo Corona non avrebbe le armi, stando alla lettera dell'articolo 16,7 della giustizia sportiva. Cosa ne pensi, soprattutto a livello morale, di questo reclamo? Ma io non so i tempi per chiudere la pratica, diciamo, quali siano, per cui ben per il Pordenone se la speranza è quella buona di vincere il reclamo. È chiaro che un errore del genere in questa categoria non è ammissibile, soprattutto sono passate già un bel po' di giornate, quindi il mio pensiero va ai dirigenti piuttosto che al giocatore stesso, all'entourage, insomma, della società Mezzo Corona, che non si è interessata di questo problema. Io penso che, appunto, che il problema stia lì, che poi il Pordenone abbia fatto reclamo, il regolamento parla chiaro, quindi ha fatto bene. È sicuro che il Pordenone, non, cioè, a mio punto di vista, non avrà bisogno di questi due punti. Poi, ripeto, i tempi e il tempo darà ragione a chi. Ecco, sarebbe utile proprio a questo proposito un aiuto da parte della federazione, e qui ovviamente ci rivolgiamo anche agli ambienti federali di Roma, che magari, non lo so, inviasse un fax, se ne è parlato anche sui giornali di questa cosa, che inviasse un fax ogni domenica, ogni sabato con la situazione disciplinare, oppure la squadra deve prendere in mano le carte con un suo addetto, un suo dipendente, e controllare sempre e poi pagare eventualmente questi errori. Ma sarebbe il caso effettivamente che si cambiasse modus operandi, registro a livello anche etico, no? Quindi che in questo caso il Pordenone non facesse reclamo, eccetera, eccetera. Per evitare questo sarebbe probabilmente il caso che la federazione tuteli le squadre in questo modo, proprio inviando dei fax che delineino bene la situazione. Probabilmente va bene così, ecco, va bene così. Cioè, quindi tu dici, scusa se ti interrompo, tu dici, allora, la federazione si impegni a rendere nota la situazione ogni prepartita, e poi però le società non facciano reclamo, tra virgolette. Sì, perché ad esempio, se non erro, in Serie D,
se due società si mettono d'accordo, possono giocare con il numero di giocatori giovani solito, nel senso che se vogliono possono giocare con tutta la squadra di over. L'importante è che il giorno dopo io non faccio reclamo a te, te non fai reclamo a me. Sì, quindi c'è ancora questa fascia nebulosa di regolamento, no? Esatto, dire, bisognerebbe chiarire un po' in modo definitivo questo regolamento, in modo che tutto diventa un po' più leggero e più chiaro, e tutte queste sorte che poi creano solamente dei malumori. Adesso voglio vedere quando il Mezzocorona tornerà a Pordenone o quant'altro, la Cilesia, Belluno. Il calcio non ha bisogno di queste cose. Che poi è giusta questa regola dei giovani, secondo te? Te lo chiedo proprio così a bruciapelo. Addirittura qualche anno fa ce n'erano 5 in campo. A mio modo di vedere, un giovane bravo gioca comunque. Anzi, si sentono parlare tanti ragazzi che hanno fatto i giovani, anche società importanti come Pordenone, San Donà, che finché sono giovani giocano e fanno anche bene, giocano titolari, tutte belle parole. E non da ultimo qualche giovane appunto che giocava l'anno scorso a Pordenone, a titolare, e che quest'anno non trovano squadra e si stancano, appena una scarpetta al chiodo a 19 anni e rischi di perderli, li hai persi, è completamente persi. Questa regola non li tutela ma non li aiuta, mettiamola così. E allora torniamo appunto sull'argomento del ricorso, andando a vedere le due classifiche. In questo momento ce ne sono due, una è quella reale, con il Pordenone a 21 punti, il Marano a 19, quindi più 2 in questo momento proprio grazie alla vittoria nel big match, l'Este a 15, Montebelluna a 14, Giorgione Sacilese a 13 e poi tutte le altre fino alle ultime posizioni. C'è poi la classifica nel caso in cui il ricorso venisse accolto, che vede Pordenone che vola a più 5 sul Marano, quindi 24 punti per il Pordenone, la Sacilese invece perde molte posizioni perché si ritrova addirittura all'ottavo posto con... al settimo posto a pari merito col San Paolo a quota 12, quindi questa è un'altra cosa da tenere d'occhio, perché la classifica di Serie D potrebbe cambiare. Parliamo allora adesso velocemente, spostiamoci sulla San Vitese, perché la San Vitese ha perso sì a Este un 2-1 contro una buona squadra che è l'Este, per carità, una delle squadre titolate di questo campionato, però c'è qualcosa che non è andato in questa trasferta, non è andato, diciamolo francamente, l'arbitraggio. San Vitese in vantaggio per 1-0, rimontata alla fine, 2 rigori, 2 rossi, cosa è successo? Raccontacelo tu. Diciamo che nella seconda parte del secondo tempo l'arbitro, la signorina Marotta, ha perso un po' la situazione di mano, ci può stare di sbagliare, però... è andata pesante nei nostri confronti, perché in primis ha dato un secondo giallo, una seconda ammonizione a un mio compagno per un fallo di mano da un metro involontario, sapeva che era ammonito, l'ha ammonito ugualmente e si è rimasti in 10. Poi dopo forse giustamente ha dato un rigore sempre per fallo di mano di un compagno che nel tentativo di recuperare un pallone che stava andando in rete l'ha toccata fra la testa e la mano, insomma un po' ambiguo, però poteva starci. Ok, andiamo sull'1-1 sul rigore ed era al 90esimo e poi dopo un'altra azione dubbia in aria con loro che noi in 9 e loro appunto a fare un forse in finale sempre in avanti. E in area di rigore un contatto, classico contatto d'area dove l'attaccante esperto Gasparello si aggrappa, va giù, tira giù il nostro compagno, insomma un rigore che a mio avviso non ci stava, e con molta facilità la signorina ha decretato rigore, 2-1, andiamo a casa. Ma non solo questo episodio, c'è stata un'ammonizione a Peresson per perdita di tempo, gioco antisportivo, quando Peresson aveva il pallone in mano, quindi la palla era attiva, non era un rinvio dal fondo piuttosto che aveva perso tempo a lacciarsi le scarpe, insomma aveva il pallone in mano, l'ha fatto rimbalzare, a un certo punto tutte e due le squadre si sono abbassate vicino al centrocampo, lui ovviamente ha messo la palla a terra con le mani e aspettava di fare il rinvio. Ovviamente in quel caso cosa succede? L'attaccante va a pressare il portiere e lui si appresta a rinviare con velocità. Nessuno si avvicinava dagli avversari, lui attendeva con calma.
ferma il gioco, punizione dal limite, ammonito, fallo per gioco antisportivo. C'è una cosa che non si vede da tantissimo tempo, insomma. No, io ne ho viste parecchie di cose strane, però una cosa così sinceramente non l'ho mai vista. E questo fa capire che appunto aveva perso la partita, la situazione dal controllo, e quindi fa male, rimane rammarico, come diceva la nostra grafica, no? Vediamo il tuo allenatore che insomma, molto, se ne va portato molto via. Molto male, però ripartiamo dalla prestazione, ripartiamo dalla consapevolezza che abbiamo fatto un'ottima partita con una delle squadre che risulterà sicuramente alla fine del campionato in alto in classifica, e consapevoli però anche che dobbiamo superare questi scogli. L'arbitro c'è sempre, ogni domenica la può combinare, come io posso sbagliare un passaggio, sbagliare un tiro. E quindi dobbiamo trovare i mezzi giusti per sistemare la situazione. Noi torniamo a parlare di San Vitese con Andrea De Cecco, ma non solo di San Vitese, tra pochissimo, adesso pubblicità. Da oltre 40 anni Dodo Sport è presente sul mercato con un servizio attento e di elevata qualità, accompagnato da un'offerta di prodotti ampia e completa. Da Dodo Sport a Percoto trovi l'abbigliamento, gli accessori e le scarpe per ogni momento informale della tua giornata. Stile, praticità e gusto sono le caratteristiche delle collezioni che proponiamo per uomo, donna e bambino. E per gli sportivi del calcio e calcetto offriamo un assortimento vasto e completo di calzature e abbigliamento tecnico, fornendo un servizio economico e puntuale anche per le società sportive. Dodo Sport, il negozio per gli sportivi e non solo, da Percoto. Coniglio Natura, il coniglio friulano, allevato all'aperto. La società agricola Vecon è specializzata nell'allevamento dei conigli da carne. Grazie alla salvaguardia della sanità e il benessere degli animali, si possono ottenere carni salubri di primissima qualità. La linea Coniglio Natura comprende l'arrotolato, le cosce, gli hamburger, la cacciatora. E per saperne di più, visita il sito www.coniglionatura.com. Un prodotto di altissima qualità e di assoluta eccellenza sulla vostra tavola. Coniglio Natura. Scegli il coniglio friulano, allevato in un'oasi verde. Se cerchi casa, Edilco Mozzo fa il caso tuo. Edilco Mozzo vende e realizza per gli enti pubblici e per i privati. Dalla ristrutturazione alla costruzione completa di case, palazzine, villa schiera, opere pubbliche. Edilco Mozzo vende direttamente le proprie realizzazioni. Li seguiremo dal realizzo del progetto sino alla consegna dell'immobile. Edilco Mozzo, una garanzia nell'edilizia fatta da un'esperienza trentennale. Edilco Mozzo è a Precenicco. Telefono 0431 58 60 28. Hai un'azienda edile o sei un privato? Chi ti può fornire tutto, ma proprio tutto il materiale per l'edilizia? Zanutta, nei suoi 5 punti vendita. Zanutta produce anche gabbie in ferro, solai e tetti in legno. Da Zanutta avrai una consulenza specializzata in tutti i settori e potrai trovare dai mattoni al cemento, dai rubinetti alle piastrelle, dall'attrezzatura edile alla ferramenta minuta. Zanutta, l'edilizia a 360 gradi. Zanutta SRL, a Muzzana del Trugnano, Carlino, Trieste, Feletto Umberto e Pocenia. Rieccoci quindi con a tutto campo Serie D, la puntata dedicata soprattutto alla San Vitese. Abbiamo già parlato del Pordenone, della straordinaria vittoria dei ragazzi di Parlato. Ricordiamo, stavamo parlando di San Vitese, stavamo parlando di arbitri e qualche errore di troppo per ai danni della San Vitese. Parleremo con il presidente regionale dell'AIA, Massimo Dalla Siega, domani sera, con Massimo Radina, Gabriele Magrini, quindi avremo modo in diretta di capire, anche di ascoltare per una volta la voce del mondo arbitrale. Noi torniamo a parlare un attimo di San Vitese. Ecco, è arrivata una sconfitta, però questa squadra sembra girare, anche l'asse Peresson-Giacomini
De Cecco, e noi ce l'abbiamo qua, e della Bianca, insomma, sta funzionando anche perché c'è un grande allenatore che è Massimo Mozzini. Sì, il mister sta facendo un bel lavoro. Hai parlato dei singoli più esperti dell'asse centrale, però non dimentichiamoci che almeno a mio avviso ci sono dei ragazzi molto interessanti in questa sanvitese. Sono stato qui a San Vito 3 anni fa per 2 stagioni e sinceramente il materiale era diverso. E quando ho cominciato a allenarmi con questa squadra, ho cominciato a vedere i vari giovani, appunto Turi, Amadio che ha giocato domenica, Scodellaro, Antonioli che è fuori per infortunio, sono tutti ragazzi molto bravi e secondo me anche questo è un dettaglio molto importante per questa sanvitese. Ecco, allora ti faccio una domanda. Tu che hai giocato, ricordiamo, Andrea De Cecco ha firmato per la Sanvitese proprio dopo la partita contro la Triestina che lui ha visto in tribuna, però lui giocava nella Sanvitese di Enis Nadarevic, uno che adesso gioca in Serie B, uno che ha fatto una presenza in Serie A, uno che ha segnato 30 gol in Serie D quell'anno. È più forte forse questa Sanvitese, probabilmente soffrirà di meno nonostante non abbia magari uno che fa 30 gol, della Bianca ci si può avvicinare. Diciamo che qualche singolo c'era, oltre anche a Nadarevic, c'era Cacuri o qualcun altro per il Sinotto che gioca ancora adesso in Serie D, e questo sta a testimoniare che comunque a San Vito sono passati anche quella volta dei buoni giocatori. È chiaro che Nadarevic è stato il giocatore che ha fatto grande quella sanvitese. Qui adesso abbiamo Peresson, che è forse il portiere più forte della categoria, della Bianca che si conferma di anno in anno uomo da doppia cifra se non di più, e quindi giocatori che sono invidiati a qualsiasi squadra, da chi è in alto in classifica ma soprattutto chi avrà bisogno di punti come noi durante il campionato, e quindi sono convinto che potremo ritagliarci delle soddisfazioni. Peresson o Careri? Peresson tutta la vita, perché Careri non lo conosco, so che sta facendo molto bene. È chiaro che c'ha davanti una difesa, un centrocampo che, come dicevamo prima, a livello tattico stanno facendo molto bene, quindi i tiri che arrivano sono pochi. Ne ha presi tanti solo a Pescara, ne ha parati tanti, però lì arrivavano effettivamente la Serie B. Ecco, allora cambiamo. La Serie B la giocavano fino a qualche stagione fa, adesso dopo l'eccellenza fanno la Serie D, però sono in grande difficoltà. Parliamo della Triestina che ha pareggiato in casa con la Sacilese, parliamo anche di Sacilese, perché questa Sacilese di Zironelli gira bene, gioca bene a calcio, dicono tutti quelli che la vedono, ha messo in grande difficoltà la Triestina di Rossitto, critiche, il Rocco ha ricominciato a fischiare, non va insomma questa squadra per il momento. È una situazione difficile a Trieste, ho qualche amico e quando li sento al telefono senti che l'aria è pesante, si capisce da come ti rispondono. Io ho giocato in piazze abbastanza importanti, anche al sud, dove ci sono le pressioni dei tifosi, dove appunto ogni domenica devi giocare per vincere, dove devi giocare sempre per l'alta classifica, dove non va bene un pareggino, e dove comunque la società in sé, come è successo a Trieste a inizio campionato, insomma, punta a vincere il campionato, perché non da ultimo, insomma, Triestina non l'ha detto a voce grossa, però ha allestito una squadra e ha fatto anche una campagna abbonamenti per fare un campionato molto importante. È lì che hanno sbagliato? Probabilmente sì, anche perché forse la squadra è stata costruita in corsa, e so che sono partiti tardi e tutte queste cose poi si pagano, a differenza di un Pordenone e di un Marano che sono partiti nei tempi giusti, hanno fatto il mercato nei tempi giusti a maggio, giugno, prendendo i giocatori oculatamente, non solo come giocatori ma anche come persone, e tutte queste cose contano un sacco. E soprattutto i risultati vengono fuori col tempo, probabilmente la Triestina avrà tempo, ci vorrà molto tempo prima che, o perlomeno ci vorrà un po' più di tempo prima che ottenga i risultati che merita, insomma. Una società che ha programmato invece è proprio la Sacilese, che ha scelto un allenatore, questo fa il 3-4-3, ha detto Dennis Fiorin, il direttore sportivo della Sacilese, è andato a vederlo.
quando allenava Labano l'anno scorso in eccellenza, era andato a vederlo al Bassano nelle giovanili, questo mi piace, fa 3-4-3, vogliamo vedere giocare a calcio, punto e basta, non ci interessa del resto, sei d'accordo? Sì, è una scelta, che sta ottenendo ottimi risultati, parlano tutti molto bene. Zironelli me lo ricordo perché io facevo le giovanili e lui era a Venezia, me lo ricordo come una gran persona e quindi sono contento per lui, sono contento per la Sacilese, ho alcuni amici, il capitano Favre e se lo meritano perché comunque è una squadra giovane che gioca a calcio, che si sacrifica e che quindi merita di essere là. Squadra giovane però con un Beccia, un Manucci, un Fabbro. Non male. Sì, 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 assolutamente, i giocatori importanti ci sono e come. I giovani sono altrettanto bravi. Parlano benissimo di Paladin, per esempio, esatto, che è stato convocato per la prima volta dalla nazionale, della Lega Nazionale Dilettanti. Paladin lo conosco perché l'ho incontrato l'anno scorso, giocava in eccellenza veneta, e ha molte qualità e soprattutto ha quella sfrontatezza da punta che può fare categorie superiori. È chiaro che deve avere vicino chi lo aiuta nel suo cammino, insomma, quindi un buon allenatore. A Sacile sembrerebbe proprio che ha trovato l'allenatore giusto. Sacilese può andare in pensieriera a rompere le scatole a quelle due oppure no? Ma sicuramente farà un campionato importante, però quelle due sono di un gradino superiore, sinceramente. E adesso andiamo a chiudere con l'ultimo argomento che riguarda l'UFM e il Tamai. Due situazioni domenica scorsa opposte. UFM, prima vittoria in Serie D, finalmente ce l'ha fatta anche la squadra di Giuliano Zoratti, che ne salutiamo, è stato nostro ospite proprio qui a Tutto Campo Serie D. Prima vittoria col calcio di rigore di Acampo, ha avuto un altro calcio di rigore, l'ho sbagliato a Raboni. Situazione opposta rispetto alla vostra, dove invece i rigori li avete subiti due alla fine. Ecco, UFM invece Tamai, crisi nera per il momento, squadra che non riesce a segnare, squadra che non riesce a vincere. Situazione difficile, Birting per il momento non è in discussione. Analizziamo brevemente con te il momento di queste due squadre. Ma l'Italia San Marco, l'UFM uscirà da questa situazione difficile perché c'ha un allenatore di grandissima esperienza, io l'ho avuto, lo conosco, c'ha dei giocatori importanti, l'ambiente comunque è sano e sereno, secondo me si toglierà dalla situazione difficile. Il Tamai, dal canto suo, nonostante si trovi in una situazione difficile dopo anni in cui invece erano sempre partiti alla grande e quindi questo potrebbe essere una difficoltà non semplice da superare, però sono convinto che anche loro col pacchetto di giocatori che si ritrovano davanti soprattutto alla fine i valori escono e quindi se non si rompe qualcosina a livello di gruppo riusciranno anche loro a riemergere. Ti faccio un'ultima domanda ed è la più cattiva che ti posso fare in questo momento. A Tamai, dopo tanto, è possibile che ci sia un cambio di rotta in corsa, cosa che non succede di solito tra le furie? Purtroppo le storie belle sono anche quelle che finiscono, purtroppo dico, perché ovviamente nel calcio soprattutto si insegna che quando le cose non vanno bene il primo a pagare soprattutto nelle difficoltà è l'allenatore. È chiaro che Birti si è creato un nome, anche una rispettabilità, esatto, soprattutto, bravissimo, la parola giusta, rispettabilità, che gli permette di lavorare comunque sereno nonostante i risultati non vengano, però forse sarà un nuovo stimolo. Può essere un nuovo stimolo, proprio questo hai detto bene, gli stimoli devono sempre esserci perché sennò una volta che si ottengono gli obiettivi poi si fa fatica ad avercene di nuovi. Quindi, la famosa fame, esatto, dai, parliamo bisogna di avere obiettivi, come insegna il nostro Muzzin. Ecco, e voi vi tenete stretto ovviamente Massimo Muzzin, che so che è un motivatore di quelli giusti, belli, sì. Belli martellanti, sì. Alla parlato potremmo quasi dire, sotto questo punto di vista, anche per la cura dei dettagli. Sì. Adesso purtroppo noi non abbiamo più tempo, staremo volentieri a parlare ancora per un'ora con Andrea De Cecco, nostro graditissimo ospite. In chiusura, iniziativa del Pordenone domenica a margine della partita contro il Marano in un Bottecchia a stracolmo, chi ha visto le immagini di FVG Sport Channel può testimoniarlo e darci ragione. Pordenone che nel post partita ha messo all'asta
le maglie dei giocatori proprio del Pordenone che hanno giocato a Pescara, quindi l'11 agosto di quest'anno nel secondo turno di Coppa Italia, una partita importantissima, quindi maglie all'asta. Pensate, noi definiamo pazzo, ma in questo caso pazzo nel senso positivo, ha speso 210 euro per la maglia numero 9 indossata da Zubin proprio in quella sera di Pescara, ricavato quasi 2000 euro che andrà all'area giovani del CRO di Aviano. Noi abbiamo le immagini in copertura, questa è una bella iniziativa. Noi dobbiamo salutarci, ci vediamo alla prossima con Pordenone e Vittorio Veneto. Domani c'è Union Ripa Pordenone, sedicesimi di Coppa Italia, la seguiremo, seguiremo anche il campionato, ci siamo sempre con il Pordenone e con la Serie D. Noi salutiamo Andrea De Cecco, è stato un piacere. Arrivederci, grazie, il piacere è stato mio. Alla prossima.